Il paesaggio da quassù è mozzafiato e non può che essere così, visto che oggi siamo nel paese più alto di tutta l'isola d'Elba. Benvenuti a Marciana! E proprio qui, inerpicandoci lungo le sue strade, raggiungiamo il Museo Civico Archeologico. Si tratta del primo museo mai aperto sull'isola, nel 1968, e che vanta al suo interno reperti incredibili e antichissimi. E quando dico antichissimi, non scherzo, queste selci risalgono all'età della pietra. Grazie ad essi, quasi fossimo detective di fronte ad archeologici indizi, possiamo svelare i misteri dei più antichi insediamenti albani. Scopriamo così che i primi abitanti del Monte Capanne vivevano di agricoltura e pastorizia, che nell'VIII secolo a.C. si producevano asce di bronzo in serie, che qualcuno era più ricco di altri potendosi permettere ambra e grattugie per il formaggio. Oppure che l'oppidum di Monte Castello venne distrutto da un terribile incendio, dati i resti di un'ultima cena bruciata fra le fiamme. Il museo poi ci ricorda che non è solo scavando nel terreno che troviamo delle storie, ma anche nel mare. Ecco la sezione dedicata ai due relitti rinvenuti nella baia di Procchio. Questi sono i reperti del relitto più antico, nonché uno dei più importanti al mondo. Una nave di età romana, per gli albani la nave di Tacca, con il suo carico di anfore colme di cibo, ma anche di pani di zolfo provenienti direttamente dalla Sicilia, per non parlare dell'opera crisolefantina raffigurante Pan e Dioniso, il pezzo più prezioso di tutto il museo, o ancora... Fermo! Respira, prendi il tuo tempo ed entra in Smart, il sistema museale dell'arcipelago toscano. Musei, ville romane e fortezze medicee incastonati in 7 isole, tra cielo, mare e natura. Goditi ogni secondo di questo viaggio emozionante nel cuore della storia artistica e culturale di un territorio unico. Don't rush, be smart.